Ciao Gentaglia, come state? Ho fatto un po' di partite registrate tra lo scorso episodio e questo, solo che hanno fatto tutte altamente cagare. Quindi, a parte un paio di scene, mi sa che non avete visto nulla. Ciao Gentaglia, come state? Ho fatto un po' di partite registrate tra lo scorso episodio e questo, solo che hanno fatto tutte altamente cagare. Quindi, a parte un paio di scene, mi sa che non avete visto nulla. Abbiamo provato Pasqualina ed è abbastanza una ciofeca. Direi di provare a continuare con Imelda. Vorrei potenziare ancora il ripristino degli HP in modo da avere più chance di sopravvivenza, prendere Imelda, andare nel primo stage e spaccare tutto. Bene, il nostro obiettivo di oggi sarà quello di raggiungere un buon quantitativo di punto esperienza, cioè livellare fin quando non otterremo un garlic. Una volta ottenuto il garlic, inizieremo a correre verso il basso. Poi vedrò se magari prenderà anche la whip o cose di questo tipo. Parli del diavolo.
Perfetto. Iniziamo ad avere un buon numero di, armi e danni, anche se sono solo tre, letteralmente. Inaci. Perché no? Aumentiamo il danno. Ho preso uno schiaffo in faccia, neanche me ne sono accorto. Ho detto una cosa nella scorsa registrazione, ovvero che le combo di oggetti si ottengono unicamente tramite gli scrigni. L'ho scoperto perché mi è stato spiegato da della mia ragazza che ha già praticamente finito il gioco. Ah, ciao comunque, sì, c'è la facecam, mi stavo dimenticando. Davo per scontato di tenere l'introduzione dello scorso registrazione, ma davvero ho fatto due partite e sono state talmente orribili che non voglio farvele vedere. Cioè, nel senso, le metterò due spezzoni, ma giusto per farvi capire quanto facessero schifo. Yeah, correte correttemi addosso. Punti esperienza. Potenziamo il piccione d'ebano. Devo approfittarne dello stage in cui ci sono solo pipistrelli praticamente. E distruggere qualsiasi cosa. Dato che abbiamo gli spinaci, prendiamo la Firewand che sinergizza appunto con gli spinaci. È importante non stare indietro con i livelli e cercare comunque di ottenere un buon numero di punti esperienza, perché tutte le volte che ho perso tempo scendendo, è finita che alla fine arrivavo nella zona che non ero abbastanza forte per combattere contro i nemici che mi trovavo a quel minutaggio. Ad esempio, gli scheletri. Che gli faccio? Gli faccio abbastanza male, gli scheletri. Empty Tome. Garlic ancora a livello 1, ma le nostre abilità attive funzionano abbastanza bene. Mi sto incastrando, ok. Devo assolutamente potenziare il garlic. Spinaci. E scrigno. Sì, lo so, voi ti starete pensando, ma se vuoi fare tutte le combo dovresti tenerti tutti gli scrigni, no? Eh sì, però un livellino in più in questo momento della partita mi fa davvero comodo. L'idea di poter potenziare le nostre abilità di base aggiungendo un proiettile extra su tutte le armi al prezzo di 5.000 monete è assurdamente bella. E penso che 5.000 monete non siano neanche così difficili da accumulare. Garlic, assolutamente. Devo potenziare il mio danno da zona ravvicinata perché se no non ce la facciamo. Ecco appunto. Devo fare un po' di piazza pulita all'interno di questa zona in modo da avere la strada libera sulla mantide. Ucciderla, droppare lo scrigno, lasciare lo scrigno lì, dato che non viene distrutto se cambiamo aria. Cavolo, ho preso un danno stupidissimo. Lasciare lo scrigno lì e poi proseguire la nostra marcia su l'oggetto. Ok, lo scrigno è stato liberato, raccolgo questi punti esperienza. Potenziamo il nostro danno base, direi. Oh, questo è importantissimo. Molto bene. Tra l'altro, vi piace di più la parte editata, quindi con magari le stupidaggini in mezzo. Siamo ancora lontanissimi. O preferite invece il long play dove faccio vedere tutto quello che affronto, la parte in cui magari sono in difficoltà
con i momenti di silenzio, eccetera, eccetera. È un feedback molto importante per me, perché cambia il modo in cui pubblicare il contenuto. Ok, ho preso un danno molto stupido per un punto esperienza. Però devo essere avido in questo momento. Molto. Oh, oh no, via. Grazie. Allontaniamoci. Quelli mi buttano addosso 50 uomini piante. Non mi sembra un'ottima idea. Siamo già arrivati alle mummie. Cavolo. Cavolo. Ok. La King Bible non possiamo sinergizzarla. Abbiamo due spazi all'attivo e direi uno di tenerlo per il piccione normale. L'altro... usiamo la King Bible per massimizzare il nostro danno ravvicinato, perché ne abbiamo bisogno davvero. Ho bisogno di avere più sicurezza da vicino, anche solo se per un breve periodo di tempo. Ok, ok. Questo ci è stato molto d'aiuto. Molto bene, molto molto bene. Ok. Si può fare, si può fare. Devo potenziarmi ancora però. Ottimo, perfetto. Magic Wand. Ah, così mi incastro però. No! No! Ma come? Il pipistrello gigante! So io cosa fare. Gennaro. È arrivato il tuo turno. Gennaro, finiremo lo stage 1 da soli. Ah, spara due proiettili. Quindi al pugnale con un'arma base. Ok. Questo è chiaramente un proiettile. Quindi lo raddoppia anche questo? Sembra. Ok, prenderemo solo armi che sparano proiettili. È un gameplay estremamente strano e complicato, quello di Gennaro Belpaese. King Bible. Che teoricamente è considerato un proiettile la King Bible. Sì, sì, è considerato un proiettile. Ottimo. Potenziamo la King Bible così spariamo il doppio dei un proiettile extra ancora. Potenziamoci l'attacco base. Il brutto di questi dannatissimi proiettili che sparano solo dove stai guardando. E quindi è un casino. Devi per forza guardare il tuo nemico e corrigli in faccia. Non puoi essere pauroso e indietreggiare, perché se indietreggi ti incastri. Ok, ok, oh. Il brutto di questi pugnali è che si bloccano. Considerato come proiettile la croce? Scopriamolo. Sì, è considerato come un proiettile.
Oddio. Credo che non riuscirò a cercare gli oggetti a questo punto. Allora, fatemi pensare. Il fulmine non sappiamo ancora come si sinergizza. Potenziamo la staffa di fuoco. Cavolo, se mi servirebbe un garlic. Cercherò di stare un po' in silenzio e concentrarmi per evitare altri strafalcioni. Pensiamo ancora al nostro attacco base. Ottimo. Lo scrigno lo teniamo per eventuali combinazioni. Allora, l'acqua santa teoricamente è un proiettile. Quindi direi di prenderla. Sì, è decisamente un pro... Oh, sì. Potevo tenermelo per un'occasione migliore, eh. Decisamente. Un'orda di nemici. Tipo, il garlic! È una buona combo, anche se non l'apprezzo tantissimo. Devo dire che non è malaccio. Sono leggermente più difficile delle altre da giocare. Ok. Potenzia la velocità dei proiettili, questo è ottimo con il nostro tipo di personaggio. Perfetto, abbiamo un altro scrigno a disposizione che lasceremo lì. Per le combo. No, pensavo di averlo ucciso. Un attimo di concentrazione. Prendiamo l'Attract Orb che fa combinazione con l'acqua santa. Anche se non è un danno in più. Mi sento abbastanza sicuro sul danno in questo momento. Riusciamo più o meno a gestire gli uomini pianta, questo è un bene. Oddio. Ho estremo bisogno di punti esperienza. Ho sprecato un oggetto. Hai dovuto lasciarlo lì. Ma la mia Attractorb ha fatto il suo lavoro. E quindi ha raccolto l'oggetto da più lontano. Io pensavo di essere abbastanza distante. È estremamente difficile colpire nemici con i pugnali. Perché sono direzionali, dannazione. Buono. Buono. Ok. Attraversa un nemico, è fantastica questa cosa. Adesso sì che si ragiona. Fatto mi sono strusciato un po' contro una mummia. Perfetto. Mica tanto, ho appena buttato uno scrigno. Va bene, dai. King Bible, vai. Abbiamo altri due scrigni ad aspettarci più in alto. Spariamo un proiettile più con i nostri bellissimi pugnali. Mamma mia. Che razza di mitragliatrici siamo diventati? Ottimo, 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 ottimo. Raccogliamo tutti i punti esperienza.
Allora, il clover non ce ne facciamo niente. Ah no, sì. Sinergizza con la croce. Però c'è anche da fare uno da potenziale. Abbiamo il clover per il momento e poi solo per occuparci lo slot con l'oggetto corretto. Poi vedremo cosa fare. Ho rischiato grosso lì, eh. Potenziamoci ancora il pugnale. Inizierei ad camminare verso lo scrigno. Siamo quasi al 100% del nostro attacco base. Guardate qua che bella orda che c'è. Ok. Ma, cioè, davvero abbiamo una mitragliatrice davanti? Cioè, non c'è l'altra spiegazione. Dove li teniamo tutti questi pugnali esattamente? Una sacca di monete. Questi nemici sono belli tosti, eh. Ah, potrei fare una cosa e mi converrebbe decisamente farla. Non metterti in mezzo, mummia. Fire Wand. Teoricamente. Ok, sono passati 10 minuti. Ho potenziato il pugnale al massimo e ho il gauntlet. Vediamo se effettivamente mi sblocca la combo. Perché dovrebbe essere una combo. Sì. A me quella sembra proprio un oggetto di combo. Evolved knife, fire with no delay. In che senso, scusa? È bellissimo! Bellissimo! Sono una mitragliatrice! Guarda, mamma! Vabbè, e niente, godetevi questa pioggia di proiettili. Allora, con calma. Adesso io opterei per potenziare la Firestaff e intanto viaggiare verso destra per raccogliere gli spinaci, perché gli spinaci sinergizzano con la Firestaff, ovviamente. Ah, non mi fermerete mica, stupidi scheletrini. Deciso di cercare la combo con la Firestaff semplicemente perché è più. È l'oggetto attivo più avanzato che abbiamo al momento. E con questo tipo di danno penso che non avremo troppe difficoltà. Esattamente. Ad arrivare al massimo in breve tempo. Ok, siamo leggermente forti. Ok. Devo ricordarmi di tenermi lo scrigno per la prossima combo. Mi
Manca un solo livello di Falstaff per avere la seconda combo. Una sola Falstaff. Una sola. Devo raccogliere tutti i punti esperienza. Ah, dannazione, davvero? Siamo già arrivati ai lupi mannari. Di nuovo, davvero? Ottimo, 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 ottimo. Dove è finito lo scrigno? Eccolo lì. Come Garlic? Volevo la combo. Ma è al massimo. Che strano. Si può avere solo una combo per personaggio? Spero di no. Comunque, non abbiamo troppe difficoltà a uccidere lupi mannari. Wow, sono estremamente contento di questa cosa. Continuiamo verso gli spinaci. Oddio, quanti. No, no. Non so dove sto andando. Sto cercando di evitare in tutti i modi di farmi beccare dall'orda di lupi mannari. Ok, riusciamo a gestirli, dai. Riusciamo a gestirli. Aia, ho preso un danno stupido. L'acqua santa conviene potenziarla? Dannazione, dannazione, dannazione. Via, 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 via. Iniziano a essere tanti nemici. Davvero tanti. Non si può più tornare indietro a questo punto. Dannati pipistrelli. Ok, piano piano scappiamo. Per quanto io possa sembrare forte, sono estremamente teso. Oh no. Oh no. Si parte un barco. Via. Via. Cos'è quello? Cos'è? Questa cosa che sta succedendo? Vedo delle monete volare. Aiuto! Ok, era una sorta di gold rush. Immagino in base ai nemici uccisi. Prendiamo il pollo, prendi il pollo. Buono. Siamo estremamente vicini a un oggetto. A questo punto prendiamolo, chi se ne frega. Ok. Con calma. Potenzio il garlic.
il bracciale. Potenzio il garlic perché ho bisogno di spazio intorno a me. E più danno faccio vicino a me, meno probabilità ho di essere ucciso. Oh madre. Oh madre. Sono incastrato. Ho pochissima vita. Con calma, con calma. Si può fare. Si può. Là c'è un pollo. C'è un pollo. Ok. Ok, devo fare molta attenzione. Estremamente molta attenzione. Cumbia, cosa sta succedendo? Dove mi trovo? Sotto di me c'è uno scrigno e molto vicino anche una Spero che mi dia il potenziamento della staffa di fuoco a questo punto. Ci siamo? Ci siamo? Evolved Firewand, passed through enemies. Grandioso! Oddio, che bellezza! Che bellezza! E spara anche un proiettile extra perché siamo più fighi di tutti. Adesso non resta che potenziare la croce e l'acqua santa. Perfetto, quello ce lo teniamo lì da parte. Ok. Beh, andiamo a raccogliere gli spinaci a questo punto, dato che siamo molto vicini. Non eravamo mai arrivati così lontani, eh? Quando se non abbiamo attivi nella pool, potenziamo i passivi che già abbiamo. Wow, le Firewand sono è estremamente forte la Firewand. E più forte il pugnale. Oh sì, grazie, grazie, grazie. Here comes the money. Clover. Attract orb. Crosslay. Garlic. Garlic. Ok. Come ultima passiva cosa ci serve adesso? Niente. Abbiamo già tutto. Il cuore rosso ci serve per il garlic. Beh, direi di potenziare il clover. Oh, potenziamo la King Bible. Raccogliendo gli spinaci, che sono molto vicini, teoricamente. Ah, se non ci passo sopra non me li fa raccogliere. Uccidiamoli. Ok, ci siamo. Dai. Perfetto. Un livellino extra non ci fa sicuramente schifo. Inizia a essere importanti i nemici intorno, eh? Tanti, importanti e molto molto fastidiosi. Ci mancano 3, 5 livelli per la croce e 4 per l'acqua santa. Andiamo per l'acqua santa allora. Oddio, non si capisce nulla, non si capisce nulla.
Non si capisce nulla. Ma cos'è? Ah. Dannazione. Eravamo così, così vicini. Ok. Ci vediamo al prossimo episodio. Non mancate, stay tuned. Come al solito.